Brooke e Pedro partono alla ricerca del Rod Poigne Griffe a bordo dello Shark Submerge, mentre gli altri sbarcano sull'isola non trovando però Pudding all'appuntamento che aveva dato loro sulla spiaggia. Luffy e Chopper avvistano Sanji che si dilegua all'interno di una foresta lì vicino e lo inseguono insieme a Nami e Carrot. Inoltratisi in un'intricata foresta di dolciumi, vengono quasi divorati da un enorme coccodrillo parlante, poi si imbattono in una coppia speculare di Luffy. Mentre Cappello di Paglia comincia a lottare con la sua coppia speculare, gli altri tre avvistano di nuovo Sanji e riprendono ad inseguirlo. Nami, Chopper e Carrot si imbattono in un gigantesco uomo sotterrato fino al collo che chiede loro di portargli del succo, ma essi lo ignorano e proseguono, venendo attaccati da un coniglio umanoide che cavalca una gru. I tre decidono a quel punto di tornare alla nave, recuperano Luffy che sta ancora combattendo con la sua coppia e percorrono la strada al contrario, ma si ritrovano dal gigantesco uomo sotterrato. Dopo aver tentato un'altra volta di raggiungere la nave, si rendono conto che tutta la foresta, con alberi, fiori e terreno compreso, è viva e si muove per fare sbagliare loro strada. A quel punto Luffy afferra Nami e cambia forma, mostrando di essere in realtà Charlotte Brûlé, ottava figlia di Big Mom. Sanji è ospite presso il castello del Germa 66, un regno senza nazione costituito da numerose navi collegate tra loro, e sua sorella Rayu gli illustra i privilegi di essere un reale. Poco dopo sopraggiunge Judge, loro padre e comandante del Germa che conquistò il mare settentrionale con la forza uccidendo i quattro re che vi regnavano, e sfida a duello Sanji poiché questi ha malmenato suo fratello Yonji. Sanji con stupore di tutti però tiene testa al padre nello scontro sia fisico che di pensiero, mentre ricorda di come da bambino veniva fatto oggetto di bullismo dai tre fratelli con l'indifferenza del padre. Judge riesce ad avere la meglio sul figlio grazie alla tecnologia del Germa e ai suoi soldati che gli fanno da scudo umano. Più tardi spiega a Sanji che vuole l'appoggio di Big Mom per conquistare il mare settentrionale e perciò intende sacrificare lui, che non considera suo figlio, per il matrimonio necessario all'alleanza, poi gli fa mettere da Rayu delle manette esplosive per impedirgli di fuggire. Mentre Brooke e Pedro si infiltrano a Sweet City, Luffy è disperso nella foresta e, dopo essersi imbattuto di nuovo nell'uomo gigante sotterrato, avvista i suoi compagni che però cominciano a scappare e nascondersi. Brooke e Pedro leggono sul giornale che Jinbei ha ritrattato la decisione di lasciare la ciurma di Big Mom e vedono Pudding scoprendo che non è andata all'appuntamento con gli altri. Insieme a lei c'è il barone Tamago, il quale riceve un rapporto così che i due scoprono che la ciurma di Big Mom è a conoscenza di tutti i loro spostamenti. Nel frattempo Capone, insieme ai suoi uomini, spara a Peckums dopo averlo legato facendolo precipitare da una scogliera. Big Mom chiede a Kaiser Clown riguardo agli esperimenti sul gigantismo che gli aveva finanziato, ma lo scienziato incolpa Luffy e lode il fallimento. Big Mom gli rivela che ha fatto ricostruire il laboratorio e gli ordina di sintetizzare il siero in due settimane. Nel frattempo Luffy cattura le molteplici copie dei suoi compagni e le raggruppa tutte dall'uomo gigante sotterrato, chiedendosi cosa stia succedendo.